che dire, quando la partita si decide punto a punto, nell'ultimo minuto, è chiaro che è stata una partita intensa, giocata con grande energia, dove per gran parte della partita le difese forse hanno avuto il sopravvento sugli attacchi. Credo che chiunque vinceva stasera meritava. Ha toccato Ferrara, bravi. I ragazzi nostri hanno messo tante energie in campo, abbiamo fatto una partita secondo me molto solida contro una delle squadre più in forma in questo momento, gioca comunque sempre una buonissima pallacanestro, dove c'è grande capacità di passarsi la palla, grande equilibrio in attacco, quindi una squadra che è abituata a giocare bene insieme, e noi per buoni tratti siamo usciti a mettere qualche problema nei loro ingranaggi. Chiaro che una squadra così grossa, quando poi vengono fischiati dei falli a solo aperto in questo modo, c'è qualcosa che non va se poi non viene usato lo stesso metodo dall'altra parte, perché se si usano le braccia per liberarsi, tutti e due lunghi hanno le braccia, non è che uno è monco e l'altro ce l'ha, quindi usare lo stesso tipo di lavoro. È stata chiamata una sola infrazione di 3 secondi, 40 minuti, con un giocatore che stava quasi sempre dentro l'area e il vantaggio era molto molto grosso. Detto questo, è chiaro che poi gli episodi li abbiamo persi per dei tiri sbagliati aperti da parte nostra, abbiamo sbagliato, abbiamo subito una stoppata in contropiede incredibile, bravi loro a crederci fino alla fine. Per noi è stato un test positivo, ci manca ancora qualcosa per andare avanti. Ok. Ci sono domande? Posso. Di...